Salve amici, sono Eratostene e oggi vi spiegherò cosa sono i numeri primi e come individuarli. Seguitemi! I numeri primi sono tutti quei numeri che possono essere divisi solo per uno e per se stessi. I numeri che non sono primi vengono chiamati invece numeri composti. Per individuare i numeri primi, il filosofo e matematico greco Eratostene scoprì una strategia molto efficace, chiamata appunto il crivello di Eratostene. Il crivello di Eratostene funziona come una specie di setaccio che scarta i numeri composti e permette di trovare i numeri primi. E ora troviamo i numeri primi minori di 100. Per prima cosa, scrivi i numeri fino a 100 in ordine crescente in una tabella, che puoi anche scaricare dal link indicato nella descrizione del video qui sotto. Elimina lo 0 e l'1. Nella tabella che ti mettiamo a disposizione, li abbiamo già eliminati noi, perché non sono numeri primi. A questo punto, colora il numero 2, che è un numero primo, perché può essere diviso solo per uno e per se stesso. Quindi elimina tutti i multipli di 2, ossia tutti i numeri pari, che non possono essere i numeri primi, perché oltre ad essere divisibili per uno e per se stessi, sono sicuramente divisibili anche per 2. Come vedi, il primo numero non cancellato dopo il 2 è il 3. Anche il 3 è un numero primo, perché può essere diviso solo per uno e per se stesso. Colora quindi il 3 ed elimina tutti i multipli di 3, cioè un numero ogni 3. Ti accorgerai che alcuni multipli di 3 sono già stati cancellati, in quanto anche multipli di 2. Pensa ad esempio al numero 6, che è divisibile sia per 2 che per 3. Dopo il 3 si colora il 5, che è un altro numero primo. Quindi si eliminano tutti i multipli di 5, che invece non possono essere numeri primi, perché divisibili anche per 5, oltre che per 1 e per se stessi. Alcuni di questi saranno già stati cancellati, perché divisibili anche per 2 o per 3. E infine si colora il 7, e si eliminano tutti i multipli di 7. Come avrai già notato, esistono 25 numeri primi minori di 100. Tutto chiaro, ragazzi? Ora provateci anche voi. Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.